Ero un uomo perfettamente normale, con una famiglia perfettamente normale. Una notte fummo trucidati da un comune ladro d'appartamento. Continuavo a svegliarmi dentro la mia bara sottoterra e a morire di asfissia, finché Scott mi ha dissotterrato e spiegato che, come lui, io sono un immortale. Col tempo Scott, all'apparenza ventenne ma in realtà secolare, mi ha insegnato a combattere ed è diventato il mio unico amico e mentore. Qualcosa poi è cambiato, però. Ho scoperto che Scott, in combutta con un certo Vale, suo maestro e primo immortale della storia, ha rapito mia figlia, apparentemente immortale come me. Con l'aiuto di Cornelius Wade, primo allievo di Scott in epoca vittoriana, sono partito per un lungo viaggio nel tentativo di ricomporre la distrutta e perduta spada Excalibur, la sola arma in grado di uccidere Vale e liberare mia figlia dalle sue grinfie. Io sono Macmillan e sono un immortale. Io mi schiaccio un pisolino. Saranno 3 ore molto brevi. Svegliami quando arriviamo all'aeroporto di Pisa, Mac. Sai che questa sarà la 5ª volta che prendo l'aereo in vita mia. È sempre un'esperienza particolare. Come non detto, godiamoci il panorama. Pronto? Sono l'agente Connor, Central Intelligence Agency. Sì, d'accordo. Informatemi immediatamente se doveste avvistarli, ovunque siano nel mondo. La CIA vi è molto grata. Con le nostre forze congiunte riusciremo ad assicurare la giustizia coi criminali internazionali. Dove ti stai nascondendo adesso, Wade? Se solo mi avessi ascoltato, avresti capito. Ma adesso torniamo al lavoro. I miei affari non si curano certo da soli. D'accordo, ora che abbiamo preso quest'auto a noleggio e ci dirigiamo verso la provincia di Siena, voglio proprio dirtelo. Sei sicuro che per ora non sia andato tutto un po' troppo liscio? A Cavaldonato non si guarda in bocca. Ogni tassello del nostro puzzle che si incastra senza problemi è ben accetto. Ma non dobbiamo abbassare la guardia. Scott e Vale avranno contatti in tutto il mondo. Non mi stupirei se ci avessero già sguinzagliato contro l'Interpol o qualcosa di simile. Ora capisco perché hai voluto che indossassimo queste barbe finte. E se le cose si complicano, ho anche nasi e menti di lattice. Ma eccoci, quella è l'abbazia di San Galgano, completata nel 1268 per dare una degna sepoltura al cavaliere Galgano Guidotti. Ma è in rovina! Lo è almeno dal 1550, quando il tetto in piombo fu venduto. Ma e questa spada che cerchiamo? La spada si trova all'interno dell'eremo di Montesiepi, lassù sulla Pieve. La storia dice che lo scapestrato cavaliere Galgano Guidotti nel 1180 vide in sogno per ben 2 volte l'arcangelo Michele, che gli ordinò di fare l'eremita e piantare la spada proprio nel centro della sua capanna, di modo che diventasse la croce per la sua chiesa. Il problema era che San Galgano non si era addormentato, ma era morto nel sonno. Era un immortale e Merlino gli aveva fatto successivamente visita, donandogli i frammenti di Excalibur e ordinandogli di custodirli nella sua capanna a qualsiasi costo. Dopo aver piantato il frammento con l'elsa della spada magica al centro della sua casa e una volta convinta altra gente con vari miracolucci che per un immortale sono pane quotidiano, i fedeli cominciarono ad osannarlo come un santo e lui dopo un annetto scomparve fingendo una morte naturale a 33 anni. In realtà se ne andò in pellegrinaggio attraverso il mondo, disseminando pezzi di Excalibur ovunque potesse.
Un centinaio di anni dopo costruirono l'abbazia cistercense e vi spostarono la sua tomba. La spada rimane al sicuro all'interno della piccola chiesa in cima alla collina. E adesso aspetta solo noi. Affascinante, ma come facciamo a rubarla senza essere visti né sentiti? Immagino ci siano telecamere, allarmi, teche di vetro e sbarre di metallo, no? Ho pensato a tutto. C'è un allarme antincendio pronto a suonare al mio comando che farà un bell'effetto antiassembramento. In più, ho degli strumenti da scasso perfetti per il lucchetto della teca di vetro. Non devi aver paura. Dopotutto non si tratta né di un tesoro né di un reperto in un museo. La videosorveglianza c'è, ma non è nulla di che per un immortale. Dopotutto si tratta di una sola telecamera. Dopo di te, Arsenio. Visto? Tutto liscio come l'olio. Sì, ma questa spada è un pezzo di ferraglia. È tutta arrugginita. Immortale di poca fede. Vedrai quando l'avremo ripulita. Va bene. Mi fido sulla parola. Adesso dove siamo diretti? Immagino che lasceremo la Toscana, visto il trambusto che abbiamo generato, no? Esatto. Ci cercheranno ovunque, in provincia di Siena, nelle prossime ore. Si va al castello di Lunghezza. È la mia umile casetta vicino Roma. Immortalità, spade magiche, castelli. La mia vita è diventata ufficialmente un film. Prega che non diventi un film horror. Purché non diventi un cinepanettone, qualsiasi genere mi va bene.